Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì fino al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola di Dio e stiamo leggendo il libro di Levitico, un libro che parla molto del sacrificio, di quello che il popolo di Dio è stato istruito per compiere. Sacrifici questi che portano noi a riflettere al sacrificio maggiore, unico e potente del nostro Signore Cristo Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Noi quest'oggi leggeremo ancora altri due capitoli e prima di leggere voglio anche dirti che oltre a leggere la parola di Dio, noi siamo qui tutti i giorni alle 7 del mattino su questo canale di Nicodemo Fabiano. Se ancora non ti sei iscritto, iscriviti su questo canale, clicca nella campanellina e così avrai la notifica per ogni video che viene caricato o per ogni live che è effettuata, così puoi partecipare non perdendo nessuna puntata. Mi raccomando, mandami le tue richieste di preghiera tutti i giorni dalle 7, Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Detto questo, passiamo alla lettura della parola di Dio. Come ho detto, noi leggeremo due capitoli, capitolo 18 e capitolo 19. Dice così la parola del Signore. Levitico capitolo 18. Parla ai figli di Israele e di loro: io sono il Signore vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per non conformarvi a essi. Io sono il Signore vostro Dio, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si avvicinerà a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali con lei. Io sono il Signore. Non disonorerai tuo padre avendo rapporti sessuali con tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre. Disonoreresti tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, poiché disonoreresti te stesso. Non scoprirai la nudità della figlia della donna di tuo padre, generata da tuo padre e tua sorella. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre, è parente stretta di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è parente stretta di tua madre. Non scoprirai la nudità di tuo fratello o di tuo padre, né di sua moglie, è tua zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora, è la moglie di tuo figlio, non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello, è la nudità di tuo fratello. Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la figlia di suo figlio né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità. Sono parenti stretti. È un delitto. E non prenderai la sorella di tua moglie per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme con quella di tua moglie mentre questa è in vita. Non ti avvicinerai a una donna per scoprire la sua nudità mentre è impura a causa delle sue mestruazioni. Non avrai relazione carnale con la moglie del tuo prossimo per contaminarmi con lei. Non darai i tuoi figli perché vengono offerti a Moloch. E non profanerai il nome del tuo Dio, io sono il Signore. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà
i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose sono abominevoli, le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. Badate che, se contaminate il paese, esso non vi vomiti, come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi, poiché tutte quelle che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli, saranno tolti via di mezzo del loro popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore vostro Dio. Come vedete qua, faccio un breve commento. Questo è un capitolo estremamente importante, e anche se è scritto nell'Antico Testamento, qualcuno direbbe: ah, questo fa parte del vecchio patto, però questi sono principi eterni della relazione che il Signore ha dato a noi, ossia il marito che deve avere rapporti sessuali soltanto con sua moglie e, come abbiamo visto, uomo con donna e non persone dello stesso sesso. È un tema caldo, bollente, ma noi seguiamo l'istruzione del nostro Signore, quindi noi crediamo nella famiglia naturale. Levitico capitolo 19 continua dicendo così: il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Rispetti ciascuno sua madre e suo padre e osservate i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Non vi rivolgete agli idoli e non vi fate degli idoli di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Quando offrirete un sacrificio di riconoscenza al Signore, lo offrirete in modo che sia gradito. Lo si mangerà il giorno stesso che avrete offerto, il giorno seguente quello che rimarrà fino al terzo giorno lo brucerete. Chi ne mangerà il terzo giorno mangerà una cosa immonda, il sacrificio non sarà gradito. Chiunque ne mangerà porterà la pena della sua iniquità, perché avrà profanato ciò che è sacro al Signore, e quel tale sarà tolto via dalla sua gente. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resta in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo e non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commettere iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Molto importante questo. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differenti,
non seminerai il tuo campo con due specie di semi, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Se qualcuno ha rapporti sessuali con una donna e questa è una schiava promessa a un uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno puniti entrambi, ma non saranno messi a morte perché quella ragazza non è libera. L'uomo condurrà il Signore all'ingresso della tenda di convegno come un sacrificio per la colpa, un montone. E il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti al Signore come il montone del sacrificio per la colpa, per il peccato di quell'uomo quell'uomo ha commesso, il peccato che ha commesso gli sarà perdonato. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato alberi fruttiferi di ogni specie, considererete i frutti come incirconcisi per 3 anni. Saranno per voi come incirconcisi, non si dovranno mangiare. Il 4º anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore per dargli lode, ma il 5º anno mangerete il frutto di quegli alberi perché essi possono continuare a darvi frutto. Io sono il Signore vostro Dio. Non mangerete nulla che contenga sangue, non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo e non vi raderai i lati della barba. Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi farete tatuaggi addosso. Io sono il Signore. Non profanare la tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla prostituzione e non si riempia di scelleratezze. Osservate i miei sabati e portate rispetto al mio santuario, io sono il Signore. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro, io sono il Signore vostro Dio. Alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono il Signore. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Non commetterete ingiustizie né giudizie né con le misure di lunghezza né con i pesi né con le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, in giusto, io sono il Signore vostro Dio, io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Osservate dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e mettetele in pratica, io sono il Signore. Parola del Signore. Veramente 2 capitoli potentissimi della parola di Dio che noi preghiamo che possono rimanere nel nostro cuore. Mi raccomando, non perdere nessuna puntata. Se perdi, nessun problema, puoi sempre riascoltare. Da lunedì al venerdì c'è sempre una puntata nuova a mezzogiorno. Dopodiché, comunque e ovunque, qualsiasi orario, qualsiasi luogo, puoi riascoltare. Poi il sabato e la domenica puoi riprendere qualche puntata che non hai letto. Io ti abbraccio fortemente nell'amore del Signore, ti do un santo bacio, sperando che tu possa essere anche domani in questo tempo di lettura della parola di Dio, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Dio ti benedica.